Diverse tragedie in provincia di Salerno. Questa mattina a Postiglione un incidente mortale per una 63enne. Franca Peduto, insegnante di Pilates, era a bordo della sua auto quando è andata a schiantarsi contro un muro nei pressi del cimitero, probabilmente a causa di un malore. L'impatto è stato violentissimo e per la donna non c'è stato alcuno scampo. Non è da escludere, appunto, che prima dell'impatto, come stanno ricostruendo i carabinieri, la donna possa aver avuto un malore. Sono in corso ulteriori accertamenti. Lutto a Postiglione, lutto anche a Montecorvino Rovella. Un 38enne infatti ha perso la vita, probabilmente a causa di un'overdose. La vittima è Giovanni Coralluzzo, che è stato trovato privo di vita nell'abitazione di alcuni conoscenti. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Montecorvino Rovella e della compagnia di Battipaglia agli ordini del capitano Samuele Bileti, che hanno informato il magistrato di turno che ha disposto il sequestro del cadavere, probabilmente l'autopsia. I militari hanno raggiunto l'abitazione dove è stato rinvenuto il cadavere due giorni fa ed è stato avviato l'iter per tutte le indagini per ricostruire l'accaduto. Incendiata l'auto di un assessore al commercio del comune di San Marzano sul Sarno, arriva la solidarietà della sindaca Carmela Zuottolo. Gli episodi incendiari che hanno interessato alcuni esponenti della mia amministrazione comunale possono essere letti come un segnale inquietante. Noi abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine e andiamo avanti per la nostra strada. L'amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno, ha aggiunto la sindaca, continuerà a lavorare per il bene della comunità senza farsi intimorire.